Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Mouse. Come vedete, ci troviamo esattamente dove ci eravamo interrotti nel precedente video, mezzi moribondi, anche se in realtà abbiamo un punto abilità e sarei, mi sentirei veramente un imbecille a non usarlo, quindi più un punto abilità intendo proprio che posso livellare di un punto. Ecco, qui c'è il nostro bel falò e lo usiamo subito. Cosa possiamo aumentare a questo punto? Questo momento direi di aumentare le skill, perché così facendo possiamo toglierci tutti i possibili. Per il momento possiamo usare tutte le possibili abilità che abbiamo, cioè tutti i possibili equipaggiamenti che abbiamo. E credo sia una cosa buona e giusta, tutto sommato. E a questo punto cerchiamo di andare. Purtroppo ho notato che Anna non. I danni che prende sono permanenti per lei, a differenza nostra. Ho preso parecchio danno in realtà. Momento. Qualcosa mi sfugge. Perché ho sempre. Possibile che mi mancava uno sputo per un altro livello ancora? Quindi. Aumentiamo la nostra. Vita? Di 3? No, non ne vale la pena. E lo faccio perché. Vabbè. Avere un pochettino di vita in più fa sempre comodo. Ora mi devo ricordare che qui c'è il. C'è il simpaticone. Che mi ha rifatto danno di nuovo, eh. Perché mi sento così imbecille? Mistero. Allora, qui subito a sinistra, cercando di non aggrare i ragni. Ok, marro. Non era qua che mi indicava? No. Ero convinto fosse qui la nostra specie di destinazione. Ok, allora, mi sono reso conto che questi li posso affrontare così. No, un corno così. Allora. I ragni grossi li posso affrontare tenendo lo scudo e semplicemente inforcandoli mentre mi si avvicinano. Notare il casino che ho combinato, però sta funzionando, quindi tutto sommato io non me lagno più di tanto. Ok. Adesso. Ragno grosso numero 2. Perché non venite qui vicino al fuoco a scaldarvi un poco? Sì, bruciateli tranquilli. Mi va benissimo. Bravi. Ah, dalla loro morte sgorgano dei ragni piccoli. Non l'avevo notato prima. O almeno dal loro venir feriti sgorgano dei ragni piccoli. No, io così non ci muoio. Non con un ragno imbecille. Probabilmente la riprovo questa sequenza. Non volevo riposare al campo, volevo parlare col tizio. Volevo lootare il tizio. E mi sono anche perso Anna, eh. Penso sia morta? No, scusa. La posso danneggiare quindi? Non pensavo che ci fosse il fuoco amico. È un casino, eh. È un bel casino sta cosa. Allora. Non mi viene in mente come approcciare sta parte, perché se come mi muovo aggro ragni. È un casino. È un bel casino. Scendiamo qua sotto, così mi apro un altro passaggio in caso fosse necessario fuggire. Salve. Ah, gli posso interrompere le azioni proprio tranquillamente. Bene. Qua sotto c'è la nostra macchia di sangue di prima? Possibile? Possibile che sì. E questa si chiude qui come cosa, eh? Quindi diamo un'occhiata meglio di qua. Questi muoiono abbastanza facilmente, a differenza dei ragni. Non sono preciso. No, no. Ecco, danno preso. Dimmi che tu almeno Anna sei abbastanza intelligente da non prendere danno. A quanto pare che pretendo troppo anche da te. Continuiamo di qua. Stai scherzando? Dimmi che anche voi almeno beccate danno da. Morto. Morto come un infame, ma morto. Ok. Ah, qui c'è il nostro fantasma che abbiamo visto anche prima, ma non so se consumi qualcosa, eh. Boh. O succede in automatico. Muori. Ok. Devo stare più attento. Sto usando un approccio troppo aggressivo qua. Davvero troppo aggressivo. Allora. Capiamoci. Era qua? Dove ci sono i ragni e non ci dovevo andare in realtà.
Quindi riscendiamo qua e ammazziamo i cosi che ci aspettano. E questo è morto. Sono veramente tentato di cambiare approccio e mettermi, come ho detto prima, inventario. Dov'è? La spada lunga, che dovrebbe essere molto più potente a livello di danno. Ora, 9 marro e andiamo a vedere che possiamo fare qua. Ok, vediamo se riusciamo a fare tanto danno. Dai, piano piano. So che siete qui, eh. No, no, prendo troppo danno. Stiamo scherzando. Mi sono salvato soltanto perché hanno preso troppo danno tra di loro. No, ho fatto una cavolata, ho fatto una cavolata. Ho fatto una grande cavolata. Anna, uccidili, Anna, uccidili, Anna, uccidili. Grazie. Ammazza anche questi. Se ci ammazza anche questi due non mi dispiacerebbe più di tanto, eh. Anche perché penso di essere rimasto con quei 3 punti di vita che mi sono aumentato prima. Uno è morto. Letteralmente sono un morto che cammina. Molto. Lo so che in un Souls è una cosa strana da dire, però sono letteralmente un morto che cammina. Cioè, notate un po'. E dov'è? Small Morsel. Ok, mi sento leggermente meglio adesso. Non di molto, ma mi sento leggermente meglio. Andiamo. Tanto sta spada lunga si è dimostrata abbastanza figa. Anna, non ti fare tutto sto gran male, grazie. Qui è il massimo dove siamo arrivati, no? I puntini rossi a quanto pare sono nostre morti. Mi sono fatto confondere da quello prima. Ok. Nada. 5 marro. No, ah, qui era pure un posto chiuso, cioè ci sono venuto a buffo. Fa tutto sto casino per niente. Buono a sapersi. Allora, guardiamo meglio la mappa. Campfire, campfire, ok. No, è verso l'alto, dobbiamo attraversare la zona con i ragni per forza, a quanto pare. Brava Anna, che è riuscita. Ce la raccogliere. Che è riuscito a fare il tutto senza farsi troppo male. Io raggiungerei tra l'altro. Oh, dov'è? Che c'è qui? Raggiungerei volendo tanto il falò perché ho abbastanza imbecillità da. Ok, no, era andato troppo direttamente. Dicevo, ho abbastanza cosa per seguire 3 livelli. E non sono pochi. Ha la stamina, che a quanto pare non basta. E la destrezza che mi aumenta la velocità del. No, la destrezza non la voglio. E mi metto la capacità. Perché mi sono reso conto adesso che anche solo indossare quella cosa mi ha rallentato del 20%. Vado al 20% della velocità a cui andavo prima. Adesso dovrei essere tornato al mio vecchio valore di velocità. Forse è per quello che non sono riuscito a scappare dai ragni e tutto quanto. Boh. Muori. Andiamo avanti. Go go. Qua ce ne dovrebbe essere due che mi arrivano veloci se non mi ricordo male. No, mi sto confondendo a quanto pare. Allà, lì non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Inutile seguire lui. Continuiamo qua sopra. Dove c'è il ragno che, se sono un po' fortunato, riesco a eliminare in maniera migliore di come abbia fatto prima. Ok. Perfetto. Cioè, perfetto è un corno, però. Me la sto aggiustando meglio di prima, almeno. E si scappa. Perfetto. Allora. Il danno aumentato penso che aiuti, eh. Ecco. Poi, però, fare sti errori non aiuta poi molto. Ok. E si scappa. Si scappa, si scappa, si scappa. E via. Go, go. Sti ragni sono veramente infami, eh. E io che pensavo che quelli piccoli fossero pericolosi. Cioè non sono niente rispetto a questi. Perché almeno quelli piccoli gli dai un colpo e muoiono. Ecco. Sono pericolosi però quando scappano e non te lo aspetti da un cadavere di una. Di un ragno madre, se così vogliamo chiamarlo. Oh, oppala. Perfetto.
Anna, come stai messa? Non troppo bene, direi, ma io devo riposare, mi spiace. Non ha molto senso fare diversamente. Andiamo. Tanto c'è qualcuno. Lo so. No? C'è. No, un momento, io voglio che l'ombra mi rimanga con me. Perché così facendo può avanzare e aiutarmi a uccidere i ragni. Che cavolo. Sto a fare tutto per niente. A meno che non me la devo fare semplicemente a correre, ma mi sembra un modo abbastanza infame di approcciare una sfida. Ok, questo è morto. Questo è morto, ma è morto per modo di dire. Perfetto. E scarta, perfetto. Attacca e scarta indietro. Bravissimo. No, è così, no. Così mi sto a fare troppi casini da solo. Mi sto complicando la vita enormemente da solo. Mi tiro avanti nemici che non dovrei aggrare e così via. Go. Scartiamo. Ah, quella è Anna, ok. E scartiamo. Lo so, sto facendo un lavoraccio, però. Piano. Perfetto. Troppi ragni nel mucchio. E il grosso ce lo siamo tolto più o meno. Perfetto. E via. Beh, tutto sommato sono migliorato rispetto a prima. Non si può dire diversamente, dai. Muori. Muori. Ok, raccogliamo un pochettino della roba che abbiamo sicuramente ottenuto da questi. E potrebbe essere un buon luogo per livellare, però non avevo intenzione di livellare così in fretta. Presto pick up. Ah, posso dare al. Back off? Non posso dargli. Credo che posso dargli roba e farla curare, se ne avessi. Ok. Risaliamo. Dicevamo. No, la mappa mi interessa a me. Sì. Speriamo che di aver lasciato parecchia roba morta. No, perché? Vi rendete conto che mi sono quasi fatto ammazzare da quei tre ragnetti in un attimo? Vabbè. Speriamo di trovare presto un altro falò, perché altrimenti siamo veramente fottuti qui. Per presto intendo tipo qua, eh. Powerful item. Sono spesso fuori dal percorso battuto. Uno scudo di legno e un falò nuovo. Ora, lo scudo di legno, a parte che il falò nuovo. No, preferisco. Ho sbagliato, ma va bene. Sto facendo troppi errori, eh. Dammi un'occhiata a sto scudo di legno nuovo. È un po' più pesante del. No, non è più. Più pesante del mio, però ha un angolo di bloccaggio maggiore, quindi va bene questo. Io adesso, prima di avanzare, però, vorrei, come si dice, esplorare sta zona, anche a costo di morirci, tanto ho finito tutta quanta la roba che mi poteva interessare. 5 morro e scappo. Sì, zona completamente sconosciuta questa, eh? No, eh no. Fuggo. Anna, scappa pure tu, per favore. Scappa, Anna. Che il ratto nero ci sta inseguendo. Dannazione. Come cacchio si fa qua? Morto. Non credo di essere in grado di affrontare quel coso. Quindi per ora andiamo avanti e basta. Anche se lui penso che ci si fionderà. Vogliamo fare la follia? A parte che qui dovrebbe esserci. La mia macchia di sangue. Con i miei 6 marrow perduti. Andiamo a vedere se riusciamo ad andare a affrontare il ratto senza che loro si mettano in mezzo. Ecco, così dai. Vediamo un po' che riusciamo a combinare. Ok. No, no, mi fa troppo danno. Ehi, stiamo scherzando? Ok.
Troppo impicciata sta cosa. No, al massimo se mi segui qua, ben per te. Io vicino dal falò con te non ci combatto. E mi hai ucciso in un attimo. Eh sì, mi sono un po' impuntato per ammazzare sto ratto. Suona strano a dirsi, ma è l'assoluta verità. Ok, mi stavo preoccupando perché non compariva il menu per. Dal menu, non compariva niente per continuare la partita. Adesso tu vai sotto, mi distrai i ragni e io vado a uccidere il coso. Ok, l'ho fatta curare, ho capito come funzionava quella cosa. E io vado ad affrontare il ratto supremo. Magari ci vado con la stamina al massimo, per fregarlo meglio. Ok, no, non funziona come cosa. Bravissimo. Tu tanto mi seguirà. Sono abbastanza sicuro che mi seguirà, quindi non credo ci sia bisogno di. Rimani lì e brucia. Brucia come solo un ragno, è un ratto sa fare. E sono morto di nuovo. Penso che ci andrò un po' in fissa con sto coso, con questo rattino. Allora, qua sotto dovrebbe esserci la mia macchia di sangue. Non avrei dovuto aggrarlo, vero? No, no, rimani là, rimani là. Facciamo che ignoriamo i ragni. Come facciamo a ignorare i ragni quando ci vengono proprio sotto? Allora, facciamo che uccidiamo sti ragni e poi ignoriamo il ratto malvagio. Ho finito la stamina. Bel casino. Dai. Perfetto. Anna sta prendendo danno. E anch'io sto prendendo danno, Ciccio. Non è che posso fare più di tanto, eh. Più di distrarli, che cacchio vuoi che li faccia? Ok. Raccogliamo tutto, magari riusciamo a farci qualcosa con sta roba. Perfetto. Cosa c'è qui? Small morsel. Poi possiamo darlo a Anna per curarla. Allora. Questa cosa. Non riesco a capire cosa dovrebbe essere rappresentare. Penso sia una. Dei piccoli alberi visti dall'alto, però non ne ho la certezza. Queste sono le pianure, quindi. Lei dove dovrebbe averlo il villaggio? Mi farebbe piacere saperlo. Eh no, t'ho visto. Pensavi di farlo sveglio? Con me? Perfetto. Allora, a parte che ho ottenuto un nuovo livello, però non voglio fare avanti e indietro ogni volta, voglio avanzare. Ok. Ah, ci devo affrontare sto giro? Scusa, Anna. Mi dimentico sempre che non c'è il fuoco amico. Sono abituato troppo ad altri giochi in cui non posso fisicamente danneggiare i miei alleati. Possibile che non riesca a ferirlo? Ecco. È bastato un solo colpo, però intanto mi hanno fatto danno prima di riuscirli a colpire. Vorrei prima di andarmene finire di esplorare questa pianura, che credo sia ampia, se no non sarebbe una pianura. E potrebbe contenere roba figa. Allora. Morta, morto, morto. Allora. Morto. Che è rimasto qua? Comunque l'estetica di questo gioco mi piace una cifra, eh. È molto minimalista. Penso derivi anche dal fatto che l'autore, che se non ho capito male è un solo ragazzo, non poteva far diversamente, però ha trovato un escamotage estetico molto bello. Almeno dal mio punto di vista. Se sì, riuscissi a colpirti. Poi Anna dovrebbe essere una cacciatrice. Riesce a colpire una ceppa. Allora. Poi. Che pizza.
Alleluia. Quanto tempo è passato? Allora, prima di avanzare io vorrei controllare se c'è qualcos'altro di degno di nota. Qui potrebbero esserci dei nemici. Vorrei avere una cosa indicativa della mappa. E ora ce l'abbiamo. Ci manca solo sta zona. Anche a costo di morirci, eh. Mi darebbe un po' fastidio, però almeno so com'è fatto il posto. Ego. Perfetto, ora sappiamo che lì sopra c'è una via e lì a sinistra ce n'è un'altra. E sappiamo che non ci sono particolari minacce. Sì, gli uccelli sono fastidiosi, però non sono minacce estreme come altre. Premi X per sbloccare? Non ha le chiave. Quindi qui c'è una porta da sbloccare. Porta saracinesca, cambia poco, credo, all'atto pratico. Una fireball? No, capiamoci. Scusa, al tuo villaggio è da questa parte? Ho capito, dillo prima. Cioè, fammi capire, io non potevo entrare, tu sì? Abbiamo trovato il suo villaggio veramente. Credo hai fatto un casino, eh. Saremo al sicuro qui. Sono contento per te. Io dal canto mio però voglio potenziare. Potenziare la mia stamina. Perché ne ho sentito veramente il bisogno in questo periodo. Adesso abbiamo anche una nuova abilità. Un nuovo punto abilità che possiamo, diciamo, prendere. Dov'è? No? Deflect proiettili. Non so, non mi interessa niente di questo in realtà al momento. Spinning attack, dai. Così posso fare il doppio coso. Diamo un'occhiata qui dentro. Siamo arrivati nel villaggio di Anna, quindi. Allora, facciamo che spulciamo qua dentro e poi concludiamo l'episodio. No, è lei, Lady Anna. Ah, è vero, sento qualcun altro. Noi siamo i rifugiati di Kandar dell'Est, la grande città che è stata persa nella guerra di Samir. Quando le forze di Samarkand ci hanno abbandonato. Lord Victor non ci ha mai perdonato, ma nella sua. Allora. Lord Victor non ci ha mai perdonato, ma nell'ombra di. Questo Lord è venuto qui quando c'è stata la piaga, ma non è stato più visto. Non riesco a tradurre abbastanza in fretta. Dei bambini? Cioè, dei bambini, dei rattini? Ok. Vorrei controllare tutto il villaggio prima di andarmene, cioè di andarmene, di chiudere l'episodio. Abbiamo trovato fortunatamente un falò, siamo tutti più contenti. Io sto depredando tutto come se non ci fosse un domani. Penso che dal prossimo episodio inizierò ad usare la. Come si chiama? Ah, devi chiederti cosa è successo a questa terra dove i vivi sono diventati così rari. L'antico negromante Zari sta ritornato. I suoi cacciatori hanno annichilito gli abitanti del posto, penso stesse dicendo. Non sono riuscito a finire di leggere. Oh, Steel Shard. Ok, abbiamo ottenuto sta roba. Dal prossimo episodio penso che darò un'occhiata bene alle robe piromantiche che abbiamo ottenuto. Ma per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito un commento mi piace sempre gradito. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!